Mi fido di Virginia Raggi, a me piace come persona, è piaciuta subito, sono attivista da un anno, riguardo alla città io la vedo migliorata. Che voto dà Raggi? 22, non 10, 22. Che voto diamo alla giunta Raggi in questi primi 7 mesi? Così in valore assoluto 6. L'errore più grande secondo lei qual è stato? Ma forse si è affidata delle persone sbagliate, come lei stesso ha ammesso. Cosa della quale invece va più orgoglioso fino adesso di questi primi 7 mesi di governo della capitale? E innanzitutto il bilancio. Secondo lei quando sarà opportuno fare un primo bilancio dell'azione di governo del Movimento 5 Stelle in città? Quando vedremo i primi fatti, io penso massimo entro marzo-aprile. Obiettivamente io darei 10, ma sai perché? Perché non credo a tutto quello che pubblicano, a quello che dicono, perché a mio avviso è una strumentalizzazione contro, diciamo, la persona proprio Raggi. Io sì, sono soddisfatto, perché in realtà si sta smuovendo e si sta concretizzando, anche se con difficoltà, ciò che vogliono i cittadini. Che voto diamo alla Raggi in questi primi 7 mesi? Un bel 9. 9? Sì, senza dubbio. Nessuno ha... Sta resistendo a degli attacchi che avrebbero sfiancato chiunque. Anche sono più... stati errori? Assolutamente no. Cioè, si capisce chiaramente a cosa siamo esposti. I poteri che sono in ballo sono fortissimi. Evidentemente siamo scomodi. Ancora fiducia nella sindaca Raggi? Sì, assolutamente sì. Nessun errore secondo te in questi primi 7 mesi? Allora, errore, definisci errore? Non lo so, Marra è in galera. Beh, allora, Marra non è il centro dell'amministrazione capitolina, Marra è un dipendente del Comune di Roma. Avete fiducia in questa giunta? Ma certo che sì. Punto. Nessun errore fino adesso in questi primi 7 mesi? Abbiamo fiducia in questa giunta, punto. Sta nel movimento dal 2007, dal 2007. Secondo lei è cambiato qualcosa in questi anni? No, ci sono solo molti più infiltrati stronzi, posso? La Raggi sta facendo il suo lavoro. Bene o male? Secondo noi bene. È normale che dopo 6 mesi sia già stata indagata? Indagata è una parola grossa. Però è questa. Lo so, ci sono delle cose che finché non vengono accertate... Possiamo dire tutto di tutti sempre. Su come avete trattato la vicenda, come giornalisti, l'altro ieri, le polizze, ma penso dovreste interrogarvi. La notizia c'era, ma bisogna vedere come vengono date le notizie. La cosa di cui più è orgogliosa di questi primi 7 mesi di governo? Il tentativo di ricostruire un tessuto di legalità nel Palazzo del Campidoglio. L'avete perseguitata? Soddisfatto, diciamo che ci siamo resi conto di quanto è difficile, di quanto è in salita la strada, però direi che i passi giusti sono stati fatti e sono stati fatti anche con decisione e sicurezza. La cosa di cui è più orgoglioso di questi primi 7 mesi? E il bilancio approvato. Sicuramente ci sono stati anche degli errori. Marra, la scelta di Marra, si è fidata di una persona di cui non si doveva fidare, come anche lei ha ammesso. Riconosciuto l'errore, si fa tesoro dell'errore e si va avanti. Io ho fiducia, nel senso che ha sbagliato, l'ha detto anche lei, è una dei pochi che ha fatto un post e ha ammesso i propri errori. Questo posto è stato anche ammirato da Beppe Grillo, quindi. Dobbiamo ripercorrere tutta la storia, come ha fatto Mentana dopo l'intervista, che ha praticamente elargito un beautiful moderno su tutta la storia di Marra, Romeo, basta, se ne può più. La stampa che, diciamo, amplifica, certo, questi... Certo, secondo me sì. Perché alcuni parlamentari come Roberta Lombardi hanno avuto da obiettare verso la sindaca? Queste sono tutte montature, sono tutte cose comunque ingigantite per alimentare una polemica che non esiste. Virginia, lasciatela lavorare, per favore. Non fate le valutazioni corrette. È da 30 anni che Roma è in mano alla mafia, in mano ai palazzinari, in mano ai costruttori. Voi vi aspettate in 2 o 3 mesi che Virginia risolva tutto. Virginia non ha fatto niente. Lei è riuscita a prendere il suo braccio destro che è stato arrestato per corruzione. Ma gli errori lei li ha messi, gli errori. Ma certo che ci sono le condizioni per andare avanti. Noi stiamo dimostrando di saper governare, facendo degli errori. La critica che faccio è al gruppo consigliare che si sta non muovendo, è rimasto ingessato. Allora il problema, la squadra del Movimento 5 Stelle romano è all'interno dei tavoli di lavoro, che sono quelli che hanno elaborato il programma. I tavoli di lavoro dai consiglieri eletti sono stati esclusi dalla partecipazione, per cui si sono trovati dei consiglieri eletti senza arte né parte a dover gestire delle cose che non sapevano gestire.
Questo è il dato di fatto reale. In un movimento c'è una classe di cittadini, però ci sono anche degli esperti tra i cittadini. Chi si è presentato alle elezioni non era esperto di nulla, era un portavoce e doveva portare la voce degli esperti che sono rimasti fuori, che gratuitamente volevano partecipare. Non sono in grado di partecipare perché non vengono chiamati, c'è una frattura.